Ciao ragazzi, volevo portarvi dietro le quinte della Formula 1, Sky Italia, siamo sul ponte di una nave con gli oblò. Allora, questa in realtà è il terzo piano della tribuna centrale di Barcellona, dove ci sono tutte le postazioni di commento. Adesso vi porto con me a vedere quella di Sky Italia. E qua c'è Sky UK, qui c'è Sky Germania. Ognuno ha la propria configurazione, eh? C'è anche l'estintore, questa è la configurazione. Guardate Sky Inghilterra che maxi schermo ha. Faccio vedere, guarda qua. Tac, che bella configurazione. Comunque, ognuno ha la sua. Poi usa i mezzi che ha. Sky Italia. Tanto vi faccio vedere che c'è una maniglia. Pazzesco. Incredibile. E si apre. Si apre. Tac. Entriamo. Allora, un pezzo che c'è sempre è Roberto King. Cioè, tu entri e lui è lì. Qua, così. Ma sempre. Non si muove da lì. Luce. Luce per i collegamenti. Dalla postazione di commento, collegamenti che avvengono da questa camera. Quando noi ci giriamo, qua sono segnati Gigi, che sta al di là di quella camera, viene a segnare dove dobbiamo mettere le sedie girandoci, tac, per collegarci. Ci sediamo qua e guardiamo in quel piccolo schermo per commentare quello che dobbiamo commentare. Questa camera, che è remotata con la regia di Milano, sistema l'inquadratura e poi ci inquadra. Se uno è da solo, stringe, se siamo in due, allarga. Ok, poi vediamo cosa abbiamo qua. Le varie centraline di controllo di tutte le connessioni, eh? Va bene. Computer, acqua, spine. Poi, prima di passare ai monitor, la cuffia. Cuffia numero uno, la mia. Io mi siedo sempre qui a sinistra. Mi piace stare di qua. La cuffia, come vedete, può girarsi da questa parte per usarla a destra. Oppure la giri di qua per essere a sinistra. Vedono la mia guancia, poi mi siedo. Ok, tolta la cuffia è controllata da cosa? Ah, una particolarità della cuffia. Se fai così ti escludi direttamente, nessuno ti sente più, loro puoi starnutire, tossire, fare quello che vuoi, la rimetti e riparti. Oppure come si gestisce? Allora, tasto per andare in onda, acceso, via. Volume L-1 è tutto quello che va in onda e lo regoli qua così. Poi, questo è il volume degli effetti, lo regoli così. Questo è il tirregno, cioè schiacciando questo, vedete? Tirregno, puoi parlare direttamente con i piloti, no? Schiacci. E parli con... No, scherzo, questo è per il volume dei tirregno che ascoltiamo durante le fasi. Questi non servono a niente, almeno io non li uso. Questo è Gigi, se devo parlare con Gigi, schiaccio qua, chiamo Gigi e mi risponde a volte. Poi, CM Milano, questa è la regia di Milano. La regia di Milano. Faccio sentire anche porta aperta, rumore delle macchine, porta chiusa, rumore delle macchine, ma un po' meno. Milano è la regia. Io schiaccio, vengo escluso dalla diretta e parlo mentre gli altri parlano con Milano per chiedere delle cose, avere delle informazioni, eccetera. Quindi questo è il mio controllo.
ma al controllo delle altre cuffie. Poi abbiamo un monitor dei tempi fucsia, miglior tempo assoluto del settore, verde miglior personale, giallo non si sta migliorando. Poi qua vediamo quello che commentiamo. Qui abbiamo il GPS che adesso non funziona, qui abbiamo la performance di ogni singolo pilota con i microsettori, qui abbiamo tutti gli onboard e qui abbiamo sempre Roberto Chicco. Dimmi Carlo. Ho detto che abbiamo sempre Roberto Chicco. Ah, ok, sì. E questa è la schermata più bella. Tutti gli onboard. Tutti gli onboard. Quando io dico attenzione gialla, pam! E guardi. Qualcosa chi lì. È fermo e poi subito dopo se non vedi GPS guardi se c'è un pallino fermo e poi comincia la danza dei gesti. Carlo ta, guarda sì. Ah, paro fucsia miata pam tac. Poi noi guardiamo tutto questo, poi guardiamo fuori per guardare i box, tipo box Ferrari, box Mercedes, box della Red Bull, box McLaren, vediamo se si muovono oppure no. Mai e poi mai guardiamo la pista, tipo là in fondo c'è la nuova struttura di Barcellona, ci sono le macchine che girano, ma guardare la pista non ci serve. La cosa che potremmo guardare è qua sotto per la partenza, però se io guardassi la partenza da lì e non da qui, in audio per voi a casa sarei in anticipo di un secondo, qualcosa in più, quindi non posso guardarla lì, mentre Marco e Roberto si alzano in piedi e se la guardano lì dal vivo, io devo guardarla qua. Poi, altro da dire? No, direi che abbiamo detto tutto, abbiamo presentato tutto, quello che c'era da presentare. Vi possiamo dire che è un weekend interessante, però questo facciamo un'altra domanda, adesso era solo per presentarvi questa spettacolare postazione di commento dove... Lì, che lo zaino è messo lì non a caso, e quello diventa un cuscino tra una sessione e l'altra per fare una mezz'oretta di riposo e ricaricare le pile, come furbescamente e in modo truffaldino qualcuno ha fotografato. Ciao ragazzi, mi raccomando, Sky Now e iscrivetevi al canale.